Parliamo di smartphone e dei loro display. La sigla LTPO sta per Low Temperature Polycrystalline Oxide, cioè ossido policristallino a bassa temperatura. È una tecnologia che permette ai display degli smartphone di essere di qualità maggiore, ma anche di consumare meno energia, che è una cosa che sembrava impossibile da fare. Si può applicare sia agli schermi LCD sia agli schermi OLED, ma siccome gli schermi OLED sono già di qualità maggiore, tendenzialmente viene applicata a questo tipo di schermi. Nel dettaglio si parla di frequenza di aggiornamento, di refresh rate. Come sai, ormai sempre più smartphone permettono di regolare la frequenza di aggiornamento di aumentarla da 60 a 90, 120 o 144 Hz. Più alta la frequenza di aggiornamento, più la resa dell'immagine sarà nitida, più sarà fluido utilizzare lo smartphone. Ovviamente più è alta, però più consuma batteria. Il segreto degli schermi LTPO è che permettono di abbassare la frequenza di aggiornamento anche sino a 1 Hz, per esempio quando lo smartphone è sulla schermata di blocco, dove non serve avere una grande frequenza di aggiornamento. Questo permette appunto di avere schermi di qualità migliore, ma di abbassare il consumo energetico. Al momento è difficile trovare smartphone con la tecnologia LTPO sotto gli 800 euro. Al momento ce l'hanno gli iPhone 13 Pro e Pro Max, OnePlus 8 9 Pro, alcuni Oppo, i Samsung della serie Ultra, alcuni Xiaomi, il Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma si pensa che nel corso del 2022 questa tecnologia scenderà anche verso fasce di mercato più basse, magari sotto i 500 o i 400 euro. Quindi se vedi questa sigla schermo LTPO, puoi decidere se faccia per te, se valga la pena, secondo me sì, investire 100-200 euro in più.